guardando la casa. Vieni qui, vieni qui, dai Lana. Lana, eccola che arriva. Con calma, con calma, la principessa. Buongiorno, bentrovati, seconda parte della nostra mattinata. Sono le 12, un minuto e 30 secondi. Scusate, mi sta venendo, mi sto strozzando. E la seconda parte della nostra mattinata è iniziata ancora alle 11 con Aspettando Mezzogiorno, ma adesso un'altra ora e mezza da passare, da trascorrere assieme a voi che avete scelto il canale 80 e ben entrati nella nostra casa, nel nostro salotto. Un saluto naturalmente a tutte le regioni che sono collegate, quindi a tutto il nord Italia, agli amici che ci seguono dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Val d'Aosta e piuttosto che dall'Emilia Romagna oppure dal mio Veneto. Vi ringraziamo come di consueto, come facciamo tutti i giorni, ci date la possibilità appunto di entrare nelle vostre case, nelle vostre abitazioni. Allora, oggi vi farò un dolce al quale sono particolarmente legato, il crumble. Di solito lo faccio con le mele, però ho deciso, come sapete, a me piace variare. Oggi voglio fare un crumble di pere e cioccolato, quindi proveremo a fare questa torta. E un sacco di ospiti animeranno il nostro salotto. Tra pochissimo ci collegheremo con il territorio, con un sindaco, e poi ancora naturalmente i momenti informativi con la redazione di Cremona Oggi, Cremona Oggi, Oglio Po News e Cremona Sport per quanto riguarda il momento informativo per i nostri portali. E poi ancora alle 13 il collegamento con la redazione del nostro telegiornale per avere l'anteprima delle notizie del TG delle ore 13:30. Gli ospiti avremo come di consueto, come tutti i venerdì, Alessandro Rossi di Mondo Padano per parlare appunto del nuovo numero del settimanale che trovate in tutte le edicole. Poi avremo ancora Anna Bandera, la nostra psicologa. Sapete, noi tutti i venerdì vogliamo affrontare quelli che sono i temi, gli argomenti che ci riguardano un po' tutti quanti noi. E poi presenteremo un libro, avremo una collega, Lucilla Granata, che ci presenterà la sua ultima opera. Ma dovremo avere in collegamento oggi telefonico il sindaco di Viadana, Nicola Cavatorta. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Allora, noi ti ringraziamo per questo collegamento, perché so che in questo momento siete particolarmente impegnati, però ci tenevamo moltissimo ad averti lo stesso, quindi abbiamo deciso di fare anche in collegamento in maniera telefonica. Come stai? Come va? Tutto bene, sindaco? Com'è la situazione nel tuo comune? Tutto bene, tutto in parte bene, diciamo. Stiamo continuamente tenendo sotto controllo quello che sono i contagi quotidiani. Ieri eravamo intorno ai 300, insomma, un dato significativo, purtroppo. Si sperava già da gennaio, così primi di febbraio, di poter uscire da questa brutta situazione. In realtà, come in tutti gli altri comuni, siamo ritornati ad avere un numero consistente, insomma. Per quanto riguarda le vaccinazioni, sindaco? Insomma, lì siamo partiti lunedì scorso con le prime vaccinazioni al personale scolastico, gli insegnanti. Purtroppo poi martedì ci siamo dovuti fermare, si sono fermati tanti a causa problemi relativi al vaccino, che è quello che tu viene somministrato qui a Viadana. Notizia di oggi che pare che non è detto, ma si possa ripartire. Notizie buone. Scusa, sindaco, comunicazione di servizio alla regia. Se potete gentilmente abbassare la musica qui in studio, perché faccio fatica sennò a sentire cosa ci dice il sindaco. Sindaco, naturalmente le attività amministrative continuano. Cosa state facendo, specialmente in supporto di tutte quelle attività e quelle commerciali che in questo momento sono in grande sofferenza? Le attività amministrative comunque continuano ad andare avanti. Stasera abbiamo il consiglio comunale. Avevamo già predisposto tutta una serie di aiuti alle attività commerciali anche nei mesi passati. Bisognerà continuare con l'erogazione la possibilità di dare degli spazi di aiuto. Sono state liquidate tutte le somme alle partite IVA, l'iniziativa che era partita appunto l'anno scorso per poter sostenere i lavoratori autonomi. Vediamo se ci sono gli spazi, ma sono sicuro che ce ne saranno per poter contribuire e aiutare ulteriormente durante quest'anno tutte le attività commerciali che purtroppo si trovano in difficoltà in questo periodo. Ecco, il mercato finché ha potuto è andato avanti, insomma non è una situazione facile. Ecco.
Ma assolutamente. Sindaco, noi ti ringraziamo, magari nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci risentiamo, magari cerchiamo di ripristinare un collegamento video. Grazie Sindaco, un saluto a te e a tutti i cittadini naturalmente. Grazie a tutti gli spettatori, grazie per l'invito, arrivederci. Grazie. Torniamo in studio, è arrivato il momento di rimanere sul territorio, guardiamo i nostri siti, i nostri portali, Cremona Oggi, Cremona Oggi, Oglio Ponews e le do il benvenuto naturalmente a Giuliana, buongiorno. Ciao Piero, ciao. Allora, partiamo dall'home page. Dall'home page, sì, da questa notizia che giunge dai carabinieri della forestale che coprono un vasto territorio, comunque tutto il cremonese, che hanno fatto un report dell'attività svolta tra la fine dell'ultima stagione agraria e il mese di marzo, quindi autunno-inverno. Hanno scoperto davvero delle cose terribili, perché pensate, 12 persone sono state denunciate. Per scarichi abusivi nelle rogge o per spandimenti illegali di materiale zootecnico, reflui zootecnici nei campi. Quindi 12 persone segnalate all'autorità giudiziaria e 31 sanzioni amministrative per 32.000 euro complessivi. Il territorio è vastissimo, il territorio perlustrato, si va dal Casalasco alle zone del Cremonese, Scandolara Ripadoglio, Casalbuttano, Castelverde. Tutti reati che vengono segnalati molto spesso da chi cammina per la campagna e si accorge di rogge che presentano aspetti sgradevoli o comunque liquami evidenti. Abbiamo poi una seconda notizia che riguarda la rete di scuole per la legalità, che è una rete che comprende quasi tutti gli istituti superiori cittadini, perché oggi è la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. È un'iniziativa. Sì, questa rete, prego, che è molto bella, perché noi tra l'altro quest'autunno abbiamo dedicato proprio tutta una serie di collegamenti, abbiamo partecipato noi attivamente, proprio come Cremona 1, ma in primo piano proprio qui con Ore 12, con dei collegamenti con questi ragazzi che in presenza oppure a distanza hanno organizzato tutta una serie di attività, di iniziative molto molto belle, anche che sono finite con un incontro molto molto interessante. Quindi è bello che questa attività proceda appunto non solamente in una settimana, nonostante tutto, ma anche che continui anche proprio durante tutto l'anno. Secondo me è molto bello. Sono 31 le scuole in rete, avete fatto benissimo a dare risalto, perché hanno pochi mezzi anche per farsi conoscere questi lavori. Diciamo che i prodotti finali, che sono stati dei disegni, sono ora esposti in alcune di queste scuole, ad esempio la scuola media Virgilio. Qui vediamo due docenti della Virgilio, la professoressa Fiori e la professoressa Cibolini. Hanno prodotto appunto dei disegni che sono esposti, ma chiaramente nessuno va a scuola, quindi non li può vedere. Per cui se non sono i media a dare un po' di rilievo alla campagna di sensibilizzazione contro le mafie, insomma, saremmo messi ancora peggio. Però facciamo i complimenti a tutte le professoresse che portano avanti questa iniziativa, ma anche a tutti gli studenti, perché sono dei lavori dove c'è una grandissima partecipazione di tutti i ragazzi, e questo è molto bello, di tutte le fasce d'età, tra l'altro, certo. Giuliana. Soprattutto perché quest'anno nella maturità, se vogliamo allargare il discorso, hanno introdotto anche la materia di cittadinanza e costituzione, che è una novità un po' di quest'anno. Un po' l'educazione civica dei nostri tempi, Giuliana. Ma adesso devono portarla alla maturità anche come materia. Ma sai che io sono assolutamente favorevole a quella che una volta noi chiamavamo l'educazione civica, ed era secondo me una cosa vergognosa che non venisse più insegnata a scuola. Sì, sì, certo. Ne vediamo anche le conseguenze. Ultima notizia. Inciso. Ultima notizia riguarda un fatto avvenuto ieri in fiera, in effetti, di cui ha dato notizia il direttore generale dell'ospedale, sì, che appunto supervisiona l'ospedale, dirige le operazioni del lab vaccinale in fiera. In questo periodo in cui si parla delle reazioni avverse del caso AstraZeneca, ha fatto abbastanza scalpore che ieri ci sia stato, per fortuna, risolto positivamente un grave caso di shock anafilattico a una persona iniettata con un vaccino Pfizer, tra l'altro non AstraZeneca. L'intervento è stato subito risolto con l'adrenalina da parte dei medici, ma questo mette in rilievo un po'
il fatto che le vaccinazioni sono sicure, sono da fare, vanno però svolte in un ambiente protetto, in un ambiente in cui ci sia la possibilità di intervenire immediatamente e tempestivamente. Sì, sì, sono intervenuti subito. Però insomma, questo periodo in cui si parla tanto di, in cui si è parlato delle conseguenze delle vaccinazioni, ci ha un po' impressionato. L'altro dato che era venuto fuori da questo incontro che il direttore generale dell'ospedale ha svolto con i consiglieri comunali è che mancano medici per fare queste vaccinazioni. Questo l'ha detto da subito, tant'è che nel primo weekend proprio il direttore generale si è messo a disposizione in turno nel fine settimana per dare una mano, e questi appelli sono stati immediati dall'inizio, c'è proprio bisogno di personale medico e ricordiamo anche di tanti volontari, perché per far andare queste macchine, questi centri vaccinali, c'è la necessità di tantissimi volontari che naturalmente noi abbiamo dato. Se andate sulle nostre pagine Facebook trovate anche tutti i riferimenti e tutte le coordinate per avere delle informazioni, oppure se volete dare proprio la vostra disponibilità. Esatto. Grazie mille. Ottimo, Giuliana. Grazie. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sui nostri portali Cremona Oggi, Crema Oggi e Olio Po News. Vi ringrazio ancora una volta Giuliana Biagi, e adesso come tutti i venerdì è arrivato un momento particolare. Vado immediatamente sul sito di Trabimeteo perché vogliamo sapere come sarà la situazione meteorologica nel weekend, quindi chiamo immediatamente e saluto Fabio di Trabimeteo, al quale chiedo subito come sarà il weekend. Arriva o non arriva questa perturbazione? Buongiorno Fabio. Buongiorno a voi, grazie. In realtà non arriva nessuna perturbazione, c'è una perturbazione in atto sull'Italia, ma al centro-sud è alimentata, diciamo, da aria artica che si sta facendo sentire anche qui, perché comunque il clima è molto più freddo rispetto ai giorni scorsi. E infatti si sono avute anche dei fenomeni di qualche rovescio anche qui in Lombardia, ma soprattutto confinato sulle zone prealpine, pedemontane. A Cremona in realtà questo weekend continuerà ad essere spiccatamente variabile, quindi spesso ci sarà una presenza del sole abbastanza ampia, però nel pomeriggio ci sarà un po' di nuvolosità e non è escluso anche qualche scroscio di pioggia qua e là, però insomma è abbastanza localizzato se dovesse verificarsi. E l'aria fredda in quota però potrebbe anche causare qualche fiocco di neve anche ancora, no, perché abbiamo visto nelle immagini Fabio, sia qui a nord-ovest ma anche nel nord-est, io ho visto le immagini da casa mia da Asiago, appunto tutta, che nella notte è sceso un po' di neve, non tantissima, però abbiamo visto dei panorami di nuovo tornati indietro di qualche settimana. Esatto, perché l'aria fredda in quota è veramente fredda, per cui c'è questo fenomeno che comunque anche con temperature positive al suolo durante un rovescio l'aria fredda precipita molto rapidamente, crea comunque hai la presenza della neve anche a quote veramente basse, insomma. Vedo qui nel vostro sito che però l'evoluzione sia sabato ma soprattutto domenica tornerà bel tempo, perché vedo comunque qui al nord prevalentemente sole, sì, solo con qualche annuvolamento. Esatto, sostanzialmente ci sarà il sole, continuerà ad essere abbastanza freddo, infatti le massime non andranno oltre i 12-13 gradi a Cremona, e di notte anche con l'inizio della nuova settimana sarà sempre abbastanza freddo, vicini allo zero, quindi qualche anche gelata in aperta campagna non è esclusa. Però diciamo che a livello di tempo, a parte questi disturbi sulle zone pedemontane prealpine e occasionalmente anche in pianura, non dovrebbero esserci, ci sarà più il sole che altro, ecco. Grazie mille Fabio. Quando tornerà il caldo? Il caldo dovremmo aspettare, cioè comunque temperature più primaverili, diciamo, la seconda parte della settimana, quindi inizierà a fare un po' più caldo di giorno. Ah, perfetto, ti ringrazio. Ringrazio naturalmente Fabio. Voglio ricordare a tutti che se volete gli aggiornamenti in tempo reale per quanto riguarda la situazione meteorologica, c'è disponibile il sito trabimeteo.com oppure l'applicazione completamente gratuita dove potete vedere minuto per minuto tutta l'evoluzione meteorologica. Saluto e ringrazio Fabio e tutti i colleghi e gli amici di Trabimeteo. Grazie a voi, buon weekend. Buon weekend e buon lavoro. Nicoletta, bentornata. E tanto, ormai sono l'ultima qui della fila, eh? Sei l'ultima ruota del carro, ma sono l'ultima ruota del carro, cioè ormai non conta più niente. Dai che è l'ultimo giorno tosato a casa e poi da lunedì ritorni sì, qui operativa, in studio. Operativa. Ritorni operativa. Allora, no, l'educazione civica, sarei anche io d'accordo sul recupero di questa materia a scuola, sinceramente. Anche noi sottoscriviamo e siamo veramente molto contenti che sia ritornata. Tu cosa farai, Nicoletta, per pranzo oggi? Hai già deciso?
Ma stavo guardando, ho delle vongole da finire, potrei finire le vongole. Praticamente le famose vongole, quelle che ho aperto la settimana scorsa. Io le butterei, perché le vongole... No, sono nella loro acquetta, non danno, non si rovinano mica, sono nel frigo. Guarda che lunedì, guarda che lunedì ti voglio qui, che dopo marito mi fai un'intossicazione alimentare. Hai ragione, no, torno sano e salvo. Butta via ste vongole, ti prego. Tanto torno domani, alla peggio, insomma, sto male domani, tranquillo. Allora, almanacco di oggi? Almanacco! Oggi è venerdì 19 marzo, si festeggia San Giuseppe, quindi a tutte le persone che si chiamano Giuseppe, ma in particolar modo a tutti i papà, veramente tanti auguri. Il sole è sorto alle 6:25, tramonterà alle 18:31 e la luna è crescente. Nel 1956 a Cuba Fidel Castro crea il movimento del 26 di luglio. Nel 1958 nasce l'Assemblea parlamentare europea. Nel 2013 invece a Città del Vaticano in Piazza San Pietro si svolge la messa di inizio pontificato di Papa Francesco alla presenza di capi di Stato e di Governo di oltre 130 delegazioni e migliaia di fedeli. Tanti auguri di buon compleanno alla top model italiana Bianca Balti. Tanti auguri anche a Claudio Bisio, attore comico italiano. Ricordiamo un grandissimo della musica italiana, Pino Daniele. E poi oggi è compleanno anche di Mario Monti. Vai con la frase del giorno. La vita è ciò che ti succede mentre sei impegnato a fare altri progetti. Canzone del giorno. Facendo ancora una volta tanti auguri a tutti i papà che in questo momento ci stanno guardando e augurando a tutti quanti voi, qualsiasi cosa festeggiate, tanti tanti auguri, è arrivato il momento della nostra musica, della nostra canzone del giorno. You light the spark in my bonfire. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants to flame, they don't want to get by. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You like the spark in my heart. Ed eccoci, ritorniamo. Tu hai fatto gli auguri al tuo papà, eh? Nico? Non la sentiamo. Infatti, stamattina non mi ha risposto al telefono, ma dopo l'ho richiamato e siamo riusciti a sentirci. Auguri veramente. A tutti i papà. Paparone. Ma adesso, come tutti i giorni, andiamo all'Iper e facciamo la spesa per preparare il piatto di oggi. Crumble, pere e cioccolato. Ingredienti: farina, zucchero, burro, uova, bustino di lievito, pere e cioccolato. Questi sono i pochi ingredienti per fare un dolce, secondo me abbastanza semplice, ma che ti dà sempre grandi soddisfazioni. Ma allora andiamo immediatamente in cucina. La pa 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 pa, e con il po 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 pomodoro. E viva la pa 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 pa, che è un capo po 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 lavoro. E viva la pa la la pa pa, col po po pomodoro. Allora, pochi ingredienti abbiamo detto. Per fare il crumble, naturalmente, che è una specie di torta sbrisolona, basteranno 400 g di farina, 150 g di zucchero, 120 g di burro, due uova e una bustina di lievito. Per fare invece la farcitura abbiamo deciso di utilizzare pere e cioccolato. Abbiamo preso tre pere che abbiamo già sbucciato e 200 g di cioccolato fondente che poi scioglieremo. Si può o sciogliere o anche lasciare lì a pezzettoni e poi per mettere dentro. Io ho deciso di sciogliere, fare prima uno strato di cioccolato, poi buttare sopra le mele che naturalmente cucinerò, sbollenterò un attimino per renderle un attimino
più morbide. Pochi ingredienti, una dolce molto semplice ma che ripeto dà molte soddisfazioni, si può fare naturalmente anche con le mele e senza cioccolato, quindi si prende le mele, il limone, un po' di zucchero e si spadellano. Queste sono le due varianti sostanzialmente per fare questo dolce. Ci vediamo tra poco, subito dopo la pubblicità, con i tanti ospiti inizieremo a cucinare. A tra poco. Terribile mancanza abbiamo fatto quest'oggi, io mi scuso naturalmente con il nostro capitano di ricordate, il nostro Peppe, però per me è Peppe, qui non è Giuseppe, quindi tanti auguri di buon onomastico e tanti auguri perché papà il nostro regista Peppe Di Fede. Grazie. Ah, ecco, perché iniziava già a sfocare le telecamere. Tanti tantissimi auguri ancora. Entriamo subito nel vivo della nostra mattinata, lo sapete, il venerdì noi abbiamo un appuntamento che per noi è diventato un piacevolissimo appuntamento perché parliamo veramente di tanti argomenti, quelli che sono argomenti di vita comune, però ci dà degli suggerimenti, degli aiuti molto belli. E quindi la saluto e ringrazio per essere collegata anche quest'oggi Anna Bandera e anche Nicoletta che naturalmente vedo già tutte e due collegate. Ciao Anna. Ciao Anna. Ciao. Ciao a tutti. Io e Anna durante la pubblicità stavamo condividendo il dramma delle mamme con i bimbi a casa, da scuola e tutto quello che ne consegue ovviamente. Pesante, sì. Immagino. Qual è l'argomento che vogliamo trattare oggi, Anna? Ma oggi ho pensato di parlarvi di una... questa settimana è corso diciamo si è centrata l'attenzione sui disturbi del comportamento alimentare. Sì, lo era la giornata. Era la giornata dedicata a questa difficoltà che ha riguardato nell'ultimo anno purtroppo il 30% in più degli adolescenti e preadolescenti. Quindi ogni settimana si apre il sipario su un nuovo disagio che riguarda purtroppo i ragazzi e i bambini, perché sono stati riscontrati dei ricoveri anche in carico a bambini di 8-9 anni. Quindi, Anna, scusami, una curiosità, tu hai parlato di disagio, è sbagliato definirla malattia? Perché secondo me chi soffre di disturbi alimentari ha una malattia vera e propria. Sì, è un disturbo importante sicuramente in questo anno poggia su una situazione di generale disagio che i nostri ragazzi stanno vivendo. Sono stati un po' abbattuti tutti i criteri che erano definiti fondanti per una vita sana, no? Si fa fatica ad uscire, non si può fare sport, non c'è la possibilità di interfacciarsi col mondo esterno e quindi quello che resta spesso è un'attenzione esasperata sul proprio aspetto fisico. Cosa si è tradotto questa situazione, Anna, per i ragazzi? Si è tradotto appunto in una attenzione molto forte al raggiungimento di forme fisiche inavvicinabili, al fatto che molti ragazzi si confrontano anche con video e con personaggi che propongono delle strategie, sì, strategie inavvicinabili, non so, c'è la dieta della luna che propone di nutrirsi di sola acqua per più giorni, c'è questa performance fisica ossessiva che viene proposta da molti modelli, insomma, attraverso i social. E poi c'è un'attenzione su di sé, che è l'unico contesto con il quale, cioè noi, con il quale noi ci confrontiamo e i nostri ragazzi si confrontano. E quindi anche questa è una considerazione importante che ci deve dire che questo sistema di cose non funziona. Speriamo in un cambiamento e che questo cambiamento arrivi presto.
Ecco, ci sono però due tipi di forme di disturbo, perché comunque c'è quella del dimagrimento eccessivo, per cui si fanno diete drastiche, non seguite ovviamente da medici e nutrizionisti, ma ci sono anche degli abusi di cibo. Sì, sì, c'è quello che viene definito il disturbo della bulimia, bulimico, che prevede grandi abbuffate per poi magari ricorrere a strategie come il vomito. Le grandi abbuffate sono legate anche al fatto che sono state fatte spesso grandi provviste alimentari. Ricordiamo dai tempi dell'inizio della pandemia, quando c'era la corsa al supermercato, il carrello pieno, e ogni volta che si cade in un nuovo lockdown, nel cervello, nella mente di tanti scatta questa corsa al cibo, e quindi abbiamo le dispense piene, i ragazzi si trovano ad avere tanto tempo da gestire in casa, dove spesso saltano i ritmi normali legati al pasto e ai pasti, e quindi l'attenzione va al cibo, il cibo dà gratificazione, dopodiché scatta il senso di colpa e scatta magari una forma molto frequente di vomito. Ecco. Come intervenire, Anna? Se notiamo che i ragazzi sono oggetto di una disregolazione eccessiva, interveniamo contattando uno specialista, perché magari è anche la situazione che stanno vivendo che li porta a centrare eccessivamente la loro attenzione sul cibo, e quindi hanno bisogno di parlare, hanno bisogno di portare fuori quello che stanno attraversando. Ma i ragazzi in queste situazioni ammettono subito di avere un problema, un disagio, o per loro non esiste? Perché poi ci potrebbe essere anche la resistenza, ovviamente, ad essere seguiti da uno specialista. Sicuramente ci può essere la resistenza, ci può essere questa rincorsa ossessiva di una performance fisica. No, noi siamo gli adulti, noi siamo i genitori, noi dobbiamo trovare la strategia per portarli a riflettere su quello che è il recupero di un loro benessere. Quindi io non consiglio di affrontarli in modo drastico, in modo punitivo ancora una volta, o fai così o ti tolgo, ti faccio, ma cercare di lavorare sempre sulla relazione e sulla fiducia reciproca con i nostri figli. Sì, no, quella cosa della punizione tu la ricordi sempre, è verissima, è sulla carta, è la soluzione migliore. Poi comunque purtroppo tutti i genitori, nel momento in cui hanno 5 minuti, incappano nella punizione, cioè nel senso che ovviamente quando si è arrabbiati, quando i figli ti fanno esasperare, eccetera, al di là di questa situazione ovviamente che è più delicata, legata a un problema che persiste tutti i giorni ovviamente, però è difficile anche per il genitore nel momento di difficoltà o di rabbia gestire ed evitare questa cosa della punizione, no? E invece bisogna, anche il genitore deve lavorare ovviamente sulla gratificazione, sul dialogo o sulla relazione, la condivisione del problema. Sì, e sulla relazione col proprio figlio. Io anche a me è capitato, io non sono esente da colpe in questo senso, però mi sono proprio resa conto, un po' studiando ma un po' facendo proprio la mamma, che la punizione è lo strumento più facile che blocca il comportamento in quel momento, ma non crea nessun vantaggio a lungo termine. E poi più i bambini crescono, più questo va a togliere nutrimento alla relazione con i genitori, e quindi questo poi crea tutta una serie di conseguenze più difficili poi da gestire. Sì, oltre alla psicologa ci serve anche la lezione di yoga, di meditazione, sì. Tutto pari, è vero, assolutamente sì. Anna, grazie sempre per questi temi che riesci comunque a trattare sempre con questa estrema semplicità, e invitiamo ancora una volta i nostri amici a casa, se hanno delle domande da fare ad Anna, che è con noi tutti i venerdì, potete farlo, le coordinate sono sempre quelle, ore12@cremona1.it, la nostra mail 338 60 10 112, naturalmente noi sottoporremo le vostre
vostre domande, i vostri quesiti alla nostra Anna Bandera, che appunto è con noi tutti i venerdì. Grazie Anna, buon lavoro. Ciao, buon lavoro. Ciao ciao. Ciao ciao. E allora a questo punto direi di andare in cucina, perché sennò qui oggi non si mangia, iniziare a fare il nostro crumble pere e cioccolato. Ripartiamo nuovamente dagli ingredienti: 400 g di farina, 150 g di zucchero, 120 g di burro, 2 uova, una bustina di lievito per fare proprio la parte di crumble, quindi la parte di torta sbisolosa. Per quanto riguarda invece l'imbottitura, 3 pere e 200 g di cioccolato. Io le pere durante la pausa pubblicitaria le ho già sbucciate e messe tutte a tocchetti. Adesso prendo semplicemente una padella, metto un po' d'acqua. Vero? Dimmi. Intanto che tu ti porti avanti con la ricetta, io ti dico, guarda, ce l'ho proprio qua perché l'ho trovata ieri. Ho trovato una ricetta di una torta ricotta invece cioccolato. Che potrebbe essere una variante. Sì. Nella tua torta, e magari la facciamo la settimana prossima, così una variante molto volentieri. Allora io ho messo subito su le pere tagliate a tocchetti con un goccio d'acqua, invece se fate con le mele e mettete magari del limone al posto che l'acqua, e un cucchiaio, semplicemente un cucchiaio di zucchero, in modo tale che le pere, tra l'altro queste qui mi hanno dato delle pere un po' acerbe, quindi un po' dure, quindi necessita questo passaggio un attimo per farle ammorbidire. Per quanto riguarda invece il crumble, prendiamo una ciotola. Il crumble io ho provato con l'impastatrice, però io vi consiglio di farlo a mano, perché viene bello, perché bisogna lasciarlo proprio bello farinoso, sbriciolato, perché invece se si fa con l'impastatrice si rischia di fare tipo frolla, e quindi che diventi, si perde quella parte appunto sbriciolosa che ci piace molto. Allora abbiamo detto 400 grammi di farina che noi abbiamo già pesato. E non mi ricordo più, mettiamo subito il burro oppure mettiamo lo zucchero? Mettiamo tutte le polveri, Nico? No, metti tutte le polveri, il burro lo lasci così a temperatura ambiente. Sì, sì, l'abbiamo preparato ancora una ventina di minuti fa. Metti le farine e poi aggiungi il burro, fai così. Non ho capito, scusami, metto le farine. Aggiungi prima le altre farine, poi okay, metti il burro. Ok, quindi tutti solidi. Allora, farina, abbiamo messo lo zucchero e adesso metto anche il lievito, mettiamo questo chimico. Ma dopo lo lavori con le mani? Lo lavoro con le mani, sì. Ti metti i guanti, vero? Sì, ma a parte che io rimango dell'avviso, ripeto, che basta lavarsi le mani bene bene, ma in cucina si può fare anche senza guanti. L'importante naturalmente è lavarsi bene bene le mani, come si fa normalmente. Allora, intanto qui le nostre pere stanno andando. Prendiamo un attimino Tra l'altro in questi giorni, a parte, voglio dire, i messaggi ovviamente che hanno mandato i nostri affezionati, i nostri amici alla televisione per sapere come stavo, come stava Lorenzo, come era la situazione, per mandare insomma così un saluto a te da solo in studio. Mi ha telefonato anche il buon Ennio di Casalmaggiore, che saluto, ciao Ennio. Tutti molto carini ovviamente per sapere come stavo, ma mi ha anche dato un paio di ricettine, quindi la settimana prossima faremo un po' di ricette anche che ci ha dato Ennio. Tra l'altro ricordo ai telespettatori, in questo periodo che continuiamo a cucinare noi, se avete delle ricette da suggerirci o da darci, potete ovviamente contattarci, mandarci la mail, mandarci il messaggio, quello che volete, noi cercheremo di realizzarle. Tra l'altro stiamo lavorando anche al prossimo libro delle ricette di Ore 12, quindi se volete poi magari far parte del nostro libretto, mandateci le ricette che poi metteremo ovviamente a disposizione di tutti, e ci metteremo la vostra fotina e ci metteremo la fotografia di quello che noi realizziamo con la vostra ricetta. E speriamo presto di avere la possibilità di fare ritornare i cuochi qui nel nostro salotto. Avevamo appena iniziato, Nicoletta, abbiamo fatto un giorno, abbiamo dovuto bloccare subito tutto perché abbiamo subito cambiato zona, perché comunque è giusto dare anche un segnale, per quanti tamponi si possono fare, è giusto comunque dare dei segnali importanti ed è giusto che sia così. Allora io ho messo intanto nel frattempo le pere, le hai passate?
passate con cosa? Semplicemente con un po' d'acqua e con un po' di zucchero, che così si ammorbidiscono. Esatto, fra un po' metterò il cioccolato nel microonde, che così lo faccio sciogliere velocemente. Bisognerebbe farlo in bagno. 100% di cioccolato. Ma dirti la verità, sto facendo un po' occhio la parte di imbottitura, perché le ricette che avevo fatto è sempre stato quello con le mele. Però volevo, al posto di farlo lasciarlo intero, volevo proprio fare uno strato con il cioccolato fondente e poi mettergli adagiare sopra le pere. Ho fatto anch'io una torta, adesso ce la faccio, vediamo se riesco a farcela vedere. Che torta hai fatto? Una torta al cioccolato, aspetta che accendo la luce che non si vede niente, vediamo se riesco a fartela vedere. Io nel frattempo naturalmente ho messo, oltre alle farine, ho messo tutto qua il burro e adesso ho messo anche le uova, in modo tale da creare appunto la parte, che bella, cos'è? Torta al cioccolato, c'è dentro, sono dentro 4 uova, lo zucchero, la panna montata, l'olio di semi, il cacao e la farina. Wow! Non l'ho ancora assaggiata. Sembra buona, bella cioccolatona proprio. È da martedì che hai voglia di fare la torta al la torta col cioccolato, esatto. quando noi abbiamo fatto la nostra tenerina, che tra l'altro è venuta veramente veramente buonissima. Devo dire la verità, ne sono contento dei piatti che abbiamo fatto in questi giorni. Anche ieri abbiamo fatto i pomodori, i peperoni e i peperoni ripieni, sono venuti molto buoni, li ho mangiati, ho fatto sia pranzo che cena, quindi sono stato veramente molto contento. Ecco, l'unica cosa, io ho messo la carta pellicola alla fine, invece la pellicola va messa all'inizio e dopo va fatto passare sul green solamente gli ultimi 10 minuti. Li ho fatti un po' secchi qui, però, perché non ho messo la pellicola, il domopack, all'inizio. Ma a me piace un po' di crosticina anche sulle verdure ripiene. Perfetto, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, quindi inizieremo veramente a comporre questa torta. E guardate, l'effetto comunque della parte deve essere praticamente questo, ancora un attimino, però dopo si ferma, perché Ricciolata. Come vedrete la comporrò direttamente nella tortiera. Quindi ci vediamo tra pochissimo qui in diretta, con ancora con la torta e anche con il collegamento con il direttore di Mondo Padano, per avere quelle che sono le notizie più interessanti che troviamo nel numero in edicola quest'oggi. A tra poco. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto. Ed eccoci qui sempre in diretta. Ho messo coperchio così le pere si ammorbidiscono ancora un po'. Iniziamo a comporre la nostra torta. Intanto ho messo il cioccolato, ma non è ancora pronto, quindi vado a controllarlo. Non è ancora pronto, quindi deve andare ancora qualche minuto. Allora, cosa si fa? Si prende metà della specie di impasto che abbiamo qui, che come vedete è ancora proprio molto sbrisoloso, e si compone qui nella nostra tortiera. Vedete, proprio così, in maniera ancora molto friabile, ma è corretto così. Io prima volta ho detto no, non va bene, bisogna lavorarlo ancora di più. Invece no, bisogna proprio lasciarlo così, perché poi si sistema bene con le mani, come state vedendo. Eccolo qua, guardate, si compone così e si fa questo strato. Si lascia a metà perché poi ci sarà anche la parte sopra, quindi il coperchio di questa nostra torta. Si fa bene bene con le mani, come sto facendo. Si fa questo bello strato. Ecco qui, fatto. Adesso tolgo i guanti perché voglio mettere la parte di cioccolato. Vediamo se abbiamo sciolto già abbastanza. Non ancora, però ce ne aspettiamo ancora qualche secondo. Le nostre pere sono belle, vediamo se sono morbide. Per controllare, prendo semplicemente una forchetta e controllo. Ci siamo quasi anche con le pere, perché poi ricordiamo che comunque andrà nel forno. Sì, io ti sento. Andrà nel forno. Allora, per circa... hai fatto lo strato, no, perché sto studiando, hai fatto lo strato di crumble, poi esatto. Adesso metti le pere, poi ci metti sopra il cioccolato e poi rimetti sopra no, il crumble. No, farò prima cioccolato. Io faccio prima il cioccolato. Ah,
uno strato nella parte proprio centrale, lo stenderò per bene. Cioè, vedete, è rimasto anche un po' ancora non completamente sciolto, ma va bene così, perché poi ricordo ancora una volta che la torta andrà in forno e quindi finirà di scaldarsi, di sciogliersi. Ma scusa, hai messo la ciotolina di plastica dentro nel microonde? Sì. Sì, esattamente, messa proprio dentro al microonde. Però che... la cucina è incendiata. Ma assolutamente, non è mai stato incendiato. E tra l'altro ti comunico che hanno scritto un sacco di nostri amici telespettatori che hanno notato l'ordine che c'era in cucina in queste, in queste, vero, in queste settimane. Come no, adesso ti potrà confermare anche Andrea e Anita di messaggi appunto che sono arrivate nelle settimane scorse, che hanno appunto... Mi hai pagato, di la verità. Che hanno visto appunto questa, che hanno osservato e che hanno notato appunto, che hanno visto appunto l'ordine che ha regnato in questi 15 giorni. Ma vi assicuro che sarà una cosa veramente che finirà già a partire da lunedì, quando tornerà Nicoletta. Che tornerà la bomba. Ritornerà... Allora, tu stai mettendo il cioccolato, adesso sì. Ci metti sopra le pere, giusto? Adesso mettiamo immediatamente proprio le pere. Non leccare la Marisa, grazie. Ma chi pecca la Marisa? Non leccare la Marisa. Ti ho visto lì che eri tentato. Tentato, okay, tentato, e poi sopra crumble, sì. E sopra farò un altro strato appunto di crumble che completerà. E qui bisogna un attimo vedere, perché ad esempio io ne ho messe tre, però secondo me ne bastavano anche due, quindi non le mettiamo. Un po' esagerato, vabbè, ma lasciamo lì, dopo le mangiamo, perché sennò sì. Perché deve, la parte di pere, come ripeto, anche per quanto si può fare anche semplicemente con le mele, che però mettiamo con il limone e un po' di zucchero, si può fare tranquillamente anche così. Allora, abbiamo fatto anche la parte delle pere. La torta cuoce 35-40 minuti in forno statico, che però io non so come farlo andare, quindi siccome abbiamo anche poco tempo lo farò lo stesso nel forno ventilato e vediamo lo stesso come va. Allora, qui metto il resto del nostro, di quello che ho avanzato prima, del crumble, nella parte sopra, dove sopra le pere e il cioccolato che ho messo poc'anzi, ecco qui state vedendo. E così le inseriamo. Questa qui è una ricetta che ti hai rielaborato tu, Piero? Sì, è una torta, è una ricetta che ho elaborato io. La ricetta base è l'ha fatta in casa con Benedetta Rossi, sapete che è uno dei miei guru, che però lei appunto è fatta con le mele. Invece ho deciso di provare, siccome adoro io l'abbinamento pere e cioccolato, ho deciso appunto di fare questa evoluzione direttamente pere e cioccolato. Allora, senti Piero, intanto che tu informi, guarda, quanto cuoce hai detto? Allora, adesso faccio vedere tutto quanto, poi voglio farla vedere ai nostri amici a casa. La torta è praticamente pronta da infornare, ho fatto lo strato sopra sempre col crumble, lo metto nel forno 180 gradi, io metto ventilato per una questione di tempo, quindi recupero quei 5 minuti, se no forno statico 35-40 minuti e la torta praticamente è fatta, giusto Nico? Allora, dicevo che adesso è arrivato il momento, visto che è venerdì, di collegarci con il direttore di Mondo Padano, Alessandro Rossi, perché da oggi è in edicola il nuovo numero e insomma il tema che viene affrontato questa settimana nelle pagine di Mondo Padano è assolutamente d'attualità e legato ovviamente anche ai discorsi che abbiamo fatto prima con la nostra psicologa. Buongiorno Alessandro. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora, anche qui durante la pubblicità da mamma a papà stavamo discutendo di come sia difficile la vita dei nostri ragazzi in questo periodo di restrizioni, di zone rosse e ormai da un anno. Ne viviamo le conseguenze. È proprio così, e a questo tema dedichiamo la prima pagina del giornale, che come vedete è firmata da una splendida illustrazione di Roberta Sacchi del fumetto Andrea Pazienza. Vedete, rappresenta proprio lo stato di solitudine e di separazione fisica dei nostri ragazzi, che ancora una volta si ritrovano confinati nelle loro case, privati della scuola, e con la scuola naturalmente delle occasioni più importanti per socializzare, per frequentarsi, privati anche della loro affettività, e appunto confinati all'interno delle nostre case, delle loro case, costretti a comunicare tra di loro e con il mondo esterno sostanzialmente attraverso
i social, un canale attraverso il quale appunto comunicano e trasmettono tutta la loro solitudine. Questo andiamo a vedere poi tutti gli aspetti ovviamente che avete toccato in questo focus, perché sono tantissimi quelli che ovviamente toccano i ragazzi in questa situazione. Esattamente, abbiamo dedicato appunto l'inchiesta principale del giornale, del numero di questa settimana, a questo tema, intervistando alcuni esperti e naturalmente raccogliendo anche le testimonianze dei ragazzi. Ne abbiamo intervistati 4 proprio per capire, in presa diretta da loro, come stanno vivendo questa situazione che ormai, come giustamente ricordavi, si protrae da un anno, come stanno gestendo i loro rapporti, la loro socialità, la loro affettività, e insomma ne esce un quadro credo davvero interessante da un lato e preoccupante dall'altro, perché al di là del danno enorme, no, rappresentato dall'impossibilità di frequentare in presenza la scuola, con tutte le ripercussioni che questo potrà avere anche nel medio-lungo periodo, il fatto di essere privati delle occasioni più importanti e più normali legate alla loro socialità avrà anche ripercussioni di altra natura. E come ricordavo appunto abbiamo intervistato alcuni esperti come Alicia Vallone, che è etnografa digitale e direttrice di Be Unsocial, che ha già proprio spiegato l'affettività negata pandemia che si è spostata, come dicevamo, sui social. Poi l'avete intervistata anche voi, abbiamo sentito la psicologa Anna Bandera, che anch'essa ha approfondito proprio la situazione che stanno vivendo i nostri ragazzi, e però ha anche ricordato come non si debba rinunciare a trovare una chiave di lettura positiva che rappresenta anche una via di uscita rispetto alle situazioni che stiamo tutti vivendo e che colpiscono in prima linea naturalmente i nostri ragazzi. Abbiamo intervistato Mauro Ferrari, che è un sociologo che ci ha spiegato appunto, analizzato gli aspetti della scuola e del tempo libero, immaginando anche alcune soluzioni alternative. E abbiamo anche intervistato i genitori, perché lo ricordavi proprio all'inizio, no? Prima di andare in onda, anche noi siamo genitori, anche noi naturalmente viviamo indirettamente la sofferenza che sta investendo i nostri ragazzi confinati proprio all'interno delle nostre case e costretti a rinunciare insomma ai momenti più importanti anche del loro sviluppo, della loro crescita. Andiamo avanti, non ho sotto mano le pagine perché non posso andare in edicola e quindi certo, non le ho. Certo, andiamo, certo. Andiamo all'attualità, Nicoletta. Ecco, legato a questo tema abbiamo un'intervista esclusiva che ci ha rilasciato il ministro per la famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti, con la quale proprio abbiamo affrontato i temi di cui abbiamo parlato fino ad ora, cioè la situazione di gravissima difficoltà affrontata in primis dalle famiglie, no? Che hanno sopportato il peso più importante di tutte le limitazioni adottate nel tentativo di contenere i contagi, la diffusione del virus, e quindi di tenere sotto controllo l'emergenza sanitaria con la quale conviviamo da un anno. Ma con il ministro Bonetti abbiamo anche affrontato, all'interno naturalmente di questa situazione, la situazione particolare vissuta dalle donne che, come ben sappiamo, sono state del nucleo familiare, ha il peso più grande proprio perché costrette da un lato a gestire i figli piccoli a casa impegnati con la didattica a distanza, e dall'altro naturalmente impegnati nelle proprie attività professionali e lavorative. Con il ministro Bonetti abbiamo anche esaminato i provvedimenti già adottati dal governo e allo studio per sostenere le famiglie, per favorire la genitorialità, per contrastare la denatalità che, come sappiamo e non da oggi, è un altro gravissimo problema che affligge il nostro paese,
e che nel medio e nel lungo periodo potrebbe avere conseguenze devastanti anche sulla tenuta del sistema previdenziale italiano. Credo che sia un'intervista estremamente interessante. Elena Bonetti è un ministro estremamente competente sul pezzo e credo che sarà interessante per i lettori ascoltare, proprio leggere dalle sue parole qual è la direzione che il governo sta imboccando per cambiare passo, come dice lei. Noi consigliamo ai nostri amici anche di soffermarsi un attimo sul bellissimo viaggio che avete raccontato di due militari della Coldilana e della caserma qui di Cremona fino all'Antartide, che hanno fatto questa ricerca, un articolo veramente molto interessante che svela un sacco di curiosità e di un mondo veramente particolare. Ma direi con te, direttore, di analizzare, di parlare un attimo di quelle che sono le pagine economiche, partendo dal dorso appunto di presentazione, dove si evidenzia appunto che una delle ditte e delle aziende che hanno caratterizzato la nostra città per tanti e tanti anni ha deciso di diventare sempre più green. Sì, esatto, abbiamo deciso di soffermarci, dedicare la prima pagina del dorso di economia, ma anche il focus all'interno del dorso economico a questa iniziativa etica adottata da quello che è obiettivamente un marchio iconico, fra i più importanti, fra i più simbolici dell'alimentare cremonese, d'italiano, Sperlare, un'azienda che esiste da quasi due secoli e che appunto dopo tre anni di lavoro ha abbracciato questo progetto volto a eliminare le gelatine animali dalla produzione di tutte le caramelle, una scelta che va proprio nell'ottica di perseguire con sempre maggiore determinazione e slancio quel modello di sviluppo sostenibile che rappresenta il primo punto in agenda a livello nazionale e anche europeo della nostra politica, proprio per dare una prospettiva diversa, insomma, sostenibile anche alle generazioni che verranno. E peraltro, sempre restando in questo ambito, cioè parlando di Sperlare, hanno anche adottato un packaging particolarmente rispettoso dell'ambiente e attraverso la trigenerazione raggiungeranno l'obiettivo di immettere in atmosfera 1500 tonnellate di CO2 in meno l'anno. Insomma, un'azienda che sta facendo proprio dello sviluppo sostenibile il proprio marchio di fabbrica, è il caso di dirlo. E chiudiamo questo nostro viaggio parlando di una professione che è stata grande protagonista in tutto quest'anno in modo particolare, Alessandro. Sì, abbiamo intervistato un giovane medico, si chiama Susanna Lucini Paioni, che da poco si è iscritta all'ordine dei medici della provincia di Cremona e che ci racconta proprio il periodo della formazione durante l'anno di pandemia, che ha condizionato in maniera importante anche la possibilità di approcciare i pazienti in maniera più umana, più intima, ecco, che rappresenta un requisito indispensabile secondo quello che ci ha raccontato questo giovane medico, che sogna di diventare psichiatra, è interessata, appassionata di neuroscienze e appunto attraverso questa intervista ci racconta questo anno vissuto in presenza naturalmente del coronavirus e le proprie aspirazioni di medico, che cercherà di essere a fianco proprio dei propri pazienti con un modo di rapportarsi non solo professionale, competente, ma anche umano. Ecco. Tutto questo è molto alto nel nuovo numero di Mondo Padano, che noi ricordiamo si trova in tutte le edicole della nostra provincia. Grazie mille, direttore, alla settimana grazie prossima. A voi, grazie a voi per l'ospitalità. Prima della pubblicità, sono le 13 in questo preciso istante, direi di andare immediatamente con la nostra redazione per avere l'anteprima del TG delle 13.30. Vedo già pronto per il collegamento al nostro direttore. Direttore, a te. Sì, buongiorno Piero, buongiorno a tutti coloro che ci seguono. Alle 13.30 il telegiornale aprirà con il punto sui vaccini, che chiaramente riguardano le persone
over 80, ma non solo, come sappiamo anche le varie categorie, visto che alle 15 oggi riprenderà anche qui a Cremona la somministrazione di AstraZeneca. Quindi con ATS faremo il punto sull'andamento della campagna vaccinale in questo momento. Parleremo poi anche dell'andamento dei contagi, con qualche spiraglio di miglioramento che non c'è ancora purtroppo per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri e le terapie intensive, ma c'è almeno a livello regionale per quanto riguarda il numero di nuovi positivi, e questo fa intravedere, come sentiremo nel servizio di Simone Arrighi, uno spiraglio di zona arancione a partire da lunedì 29 marzo, quindi nella settimana santa prima di Pasqua. Poi daremo spazio anche a quanto avviene sul territorio cremasco, sia con l'incremento, come dicevamo, delle terapie intensive e dei ricoveri ospedalieri, sia anche con i lavori che procedono molto velocemente nello spazio dell'ex tribunale, che proprio dal 29 marzo dovrebbe diventare nuovo hub vaccinale. E poi spazio anche a temi extra Covid, naturalmente, e quindi parleremo del nuovo corso di laurea in innovazione e imprenditorialità digitale che sarà attivato dalla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica e che è stato presentato questa mattina. E inoltre parleremo, visto che il 21 marzo ricorre la giornata nazionale in ricordo delle vittime delle mafie, del progetto realizzato da alcune scuole cremonesi, come gli studenti della Virgilio in DAD, che hanno mostrato oggi alcuni lavori proprio all'esterno della scuola. Direttore, per quanto riguarda lo sport, ricordiamo che questa sera gioca la Cremonese. Certo, questa sera la Cremonese alle 21 in campo ad Ascoli per l'anticipo della 30ª giornata di Serie B, e i grigiorossi potrebbero avere una possibilità di una tripletta, di una terza vittoria consecutiva, che darebbe effettivamente un nuovo slancio e finalmente la classifica assumerebbe anche una diversa connotazione rispetto a quella vista finora in questa parte della stagione. Direttore, grazie mille. Naturalmente voglio ricordare a tutti i nostri telespettatori l'appuntamento con il TG a partire dalle ore 13:30. Breve pausa pubblicitaria e poi sarà ancora ore 12. Vi aspetto. Nicoletta, sono veramente soddisfatto. Voglio far vedere i nostri amici bene, casa di come sta venendo il nostro aiuto. Aspetta che qui abbiamo le quando la tortiera non va bene bisogna gettarla, perché stavo facendo la stessa cosa che ho fatto ad Asiago nelle settimane scorse, che si stava praticamente non si agganciano più bene. Le tortiere quando non si agganciano più bene vanno gettate. Ecco qua. Vediamo. L'hai detto con convinzione, peraltro. Sì, sì, perché si fanno dei danni irreparabili e si butta via tutto quanto ed è un peccato. Anche perché, non tanto questa nel caso dovesse succedere, ma speriamo di no, ma alcune torte, quando ci sono un po' più liquide, se si rovesciano nel forno, pulire il forno è una delle cose più antipatiche che possa. Sono andato avanti una notte, una sera intera, ho perso 3 ore per pulire in mezzo a tutte le fughe. C'era il liquido della torta veramente dappertutto. Nicoletta, ti è venuta a trovarci un'amica oggi per presentare. Sì, no, salutamela, perché ci avrei tenuto tanto a essere lì quel giorno. Ma guarda, rimarrai collegata con noi, perché così puoi intervenire quando vuoi. Una collega, Lucilla Granata, che è venuta qui a trovarci nella nostra casa, nel nostro salotto, per parlare di un libro. Adesso che non ti sento. Buongiorno Piero. Benvenuta. Ciao Nico. Ciao Lucilla, ciao, benvenuta. Grazie. A me ha affascinato immediatamente il prologo di questo libro, perché tutti quanti noi da bambini abbiamo un certo punto, magari chi di più, chi meno, però ha avuto il famoso amico immaginario. E questo libro si parla proprio questo prologo, dove si inizia a vedere questa vita, questo racconto, questo dialogo appunto con l'amico immaginario. Sì, non so se... intanto mi fa piacere che fosse una cosa abbastanza comune, così non mi sento la bambina disattata. Allora, chi più chi meno, perché magari uno l'ha avuto solamente per pochi giorni, chi invece ha avuto un percorso proprio della vita. Penso che tutti quanti noi a un certo punto
chiusi nella nostra cameretta, o comunque abbiamo avuto un amico immaginario che magari potevi fare quelle confidenze, potevi fare quei giochi magari quando i genitori non avevano tempo, o comunque i fratelli maggiori o minori non ti consideravano. No, infatti io sono figlia unica, peraltro, per cui avrei parlato volentieri con un fratello, ma non l'avevo. Però mi consola perché anche la mia figlioccia, che ha 9 anni, gli ho chiesto, lei mi ha detto sì, ma zia, anch'io ho l'amico immaginario, anzi ne ho di più di uno. Gli ho detto sì, ho detto quanti ne hai? Mi ha detto 300, sono api, mi ha detto. Alla faccia degli amici immaginari. Beh, adesso funziona così, è la nuova generazione. Esatto. Ma raccontiamo un po' questo libro. Ma sì, insomma, parte da lì, parte da questo racconto, da questo ricordo, perché chiaramente poi si cresce e l'amico immaginario, insomma, se sei una persona non considerata pazza, non lo senti più. Quindi io non lo sento più e quindi gli ho fatto praticamente un racconto di quello che è successo nel frattempo, domandandomi anche se per caso io sia diventata poi la donna che lui pensava io sarei diventata. Ecco, un po' un viaggio, è un po' una sorta di autoanalisi, infatti non era... non voleva essere un libro in origine. L'idea di scrivere questo libro? L'idea è nata nel 2013, quando sono rientrata a vivere a Cremona dopo 16 anni un po' in giro per lavoro, e mi sono ritrovata alle origini praticamente, non senza problemi, nel senso che sono nata a Cremona, ma... ho un rapporto un po' di amore e odio con questa città, no? Di cui mi piace tantissimo il fatto che ci siano appunto le origini, la famiglia, gli amici, la dimensione, no? Anche raccolta della città, il fatto di poter girare a piedi, il fatto che sia una bellissima comunque cittadina. Poi soffro un po' magari alcune mentalità. Un po' stretta in certi momenti. In certi momenti la soffro, diciamo così, in certi momenti la soffro. Allora era una sorta di diario, di autoanalisi, un po' di quello che ho vissuto, di quello che ho ritrovato. E quindi non doveva essere un libro, era proprio un esercizio, diciamo, per vedere dal di fuori, leggere dal di fuori quello che provavo e quello che ho sentito. Quando hai deciso di... sei passata da un diario. Esatto, tuo, sostanzialmente. Ah, invece è il momento di decidere invece di condividere, perché quando secondo me si arriva a scrivere un libro, specialmente di questo tipo, si arriva a fare lo step successivo di condivisione di quelli che possono essere i propri stati d'animo, le proprie autoanalisi, le proprie critiche. Ah, nel momento in cui ho pensato che comunque tante cose che ho vissuto, che penso, su cui ho riflettuto, ci si potesse riconoscere in tanti, e quindi... Poi l'ho fatto leggere a 2 o 3 persone che per me sono i riferimenti, gli oracoli, e mi hanno detto no, invece è piacevole, è ironico, è soprattutto ironico, perché secondo me nella vita senza ironia è dura, e quindi ho detto ma sì, perché no, lanciamolo. Qui parli appunto di autocritica, parli anche di momenti difficili che hai vissuto all'interno della tua città. Ti capisco benissimo, perché anch'io, vivendo in una città che non è mia, quando torni a casa, quando sei distante magari ricordi solo le cose belle, però quando torni poi nella tua casa vedi alcune cose che magari ti vanno un po' strette, perché comunque è cambiata mentalità, hai vissuto magari in una grande città, è differente. Però come sono state le reazioni da parte delle persone che hanno letto questo libro in base a determinate critiche, magari di persone che non hanno mai lasciato questa città e quindi non hanno mai vissuto queste alcune problematiche che tu hai evidenziato in questo ma libro? Ma lo scopriremo, perché è fuori da poco, per cui... E non hai ancora avuto... No, spero che saranno clementi appunto per l'aspetto ironico, ecco, della cosa, nel senso che non è una critica tranchante, e comunque è benevola, ecco, quindi spero che saranno altrettanto benevoli con me. Sì, no, infatti no. Ma poi noi cremonesi comunque ci lamentiamo sempre di Cremona, ma poi cioè è una cosa che ci accomuna un po' tutti, no? Lamentarsi della nostra città, non c'è niente. No, ma quello è un aspetto di cui io apprezzo, il non c'è niente è uno degli aspetti che io apprezzo di più di Cremona, in realtà. Esatto, anche per me, non so, che ho vissuto magari per tanti anni a Milano, tornare poi nella provincia, nella bassa, dove non c'è niente, cominci magari ad apprezzare anche le piccole cose che invece di buono c'è, di buono ci sono, insomma, qui nelle piccole città. Assolutamente sì, anche se Milano è la mia città d'adozione, io
amo follemente, soprattutto adesso che è bellissimo. Sai che invece ho avuto un rapporto un po' particolare? Io prima di abitare a Milano, ho vissuto anch'io a Milano per 5 anni, poco prima di venire qui a Cremona, però specialmente all'inizio del mio rapporto con Milano è stata una città che non ho amato particolarmente. Io vivevo prima, venivo da un'esperienza romana, quindi avevo vissuto 2 anni a Roma, dove mi ero follemente innamorato di quella città, anche dei difetti, perché comunque la città non facile da vivere, Roma per il caos, per le grandi dimensioni e quant'altro. Quando quindi sono andato a Milano, inizialmente ho fatto un po' fatica, poi apprezzi tutte le opportunità che comunque ti dà Milano, e comunque io ho vissuto 14 anni fa a Milano, quindi una Milano un po' diversa da quella che è attuale, che adesso è veramente molto bella, una città molto bella. Lucilla, dimmi. Questo non è il tuo primo libro, perché tu hai già scritto altri 3 libri, se non sbaglio, sì. Tutti con tematiche diverse. Sì, dedicati diciamo il fil rouge è che la loro era storia di grandi personaggi. 2 sportivi, perché sono la biografa di Alberto Tomba, e l'altra, diciamo, autobiografia sportiva è quella di Chico Evani, ex stella del Milan e della Nazionale, attualmente vice allenatore di Mancini. E poi nel mezzo c'è stato invece Lo schiavo di Hitler, che è la storia vera dell'unico sopravvissuto italiano di un campo di concentramento di cui la Germania ha negato l'esistenza per oltre 50 anni, quindi insomma una storia... È bello spaziare così. Sì, comunque. Sì, no, è bello, ecco. Sì, è bello, soprattutto. Tu quando scrivi, di solito? Cioè, sì, hai un... Non ho un appuntamento fisso, nel senso che scrivo soltanto quando ne sento proprio l'esigenza. Allora capita che possa scrivere anche decine e decine di pagine in un giorno. E poi passo un po' come la lettura. Io sono una canita lettrice, però ci sono momenti di blackout totale dove non leggo proprio per niente. Ti capisco. E la stessa cosa funziona con la scrittura. A me succede di solito d'autunno, perché d'estate presento una quantità di incontri con l'autore imbarazzante. Quindi naturalmente per presentare un libro devi leggerlo. Io mi trovo d'estate che devo leggere 12-13 libri, poi fino a Natale di solito non voglio vedere un libro davanti a me. Che poi non è più difficile così, perché sì, devi leggere anche cose che magari non leggeresti di tuo gusto. È vero. Una curiosità, abbiamo parlato appunto che per te è una necessità il scrivere. Come è nata appunto questa tua passione per la lettura e per la scrittura? Ma è nata dalla passione per il giornalismo, che è proprio atavica, perché io ho fondato un piccolo giornale, lo racconto nel libro, che avevo 8 anni e si chiamava L'Olimpico. Era un destino? È un pochino sì, nel senso che si chiamava L'Olimpico perché era nato d'estate durante l'Olimpiade, e io ero già appassionata molto di sport perché i miei erano grandissimi tifosi di calcio tutti e due, mia mamma è andata allo stadio fino al 7° mese di gravidanza, quindi insomma era un po' genetica questa cosa qui, e quindi insomma facevo questo bel giornaletto di 4 fogli che mia mamma fotocopiava, e io lo vendevo alla modica cifra di 200 lire, perché io sono abbastanza giurassica, di 200 lire nel palazzo e ai parenti, che erano insomma anche un po' obbligati a prenderlo. Quindi una passione che nasce veramente sì, da sempre, veramente lontanissima. Questo libro è un po' fare anche un po' un bilancio della tua vita? Sì, anche se insomma bilanci, è vero che ho un'età abbastanza venerabile, però insomma ecco, bilanci magari si tracciano anche un po' più in là, perché io mi sento giovane, giovanissimo, siamo giovani, ma soprattutto ho talmente tante cose in programma che vedo davanti, che per tracciare bilancio è molto presto. Una riflessione allora su quello che è stata la tua vita finora. Sì, diciamo a tappe. Dove si trova questo libro? Allora, al momento si trova alla libreria qui a Cremona, si trova a Mondadori in Piazza Stradivari, si troverà anche a Feltrinelli, e su Amazon sia in versione cartacea che in versione Kindle. Prendete però la versione cartacea, perché io lo ripeto, leggere un libro la Kindle sono della vecchia... non ti dà questa, sono questa cosa. Purtroppo non riesco. Lucilla, non riesco. E la cosa più bella per me è vedere tanti che erano passati alla lettura digitale, sono tornati tutti libro. Magari per andare in vacanza uno è per la comodità. Sì. Però di prendere il digitale, però poi la bellezza di avere un libro fisico in mano, di vederli poi nelle librerie, è una cosa unica. Lucilla, ti ringrazio. Grazie a te, Piero. Lucilla. Dimmi, Nico.
Tu che sei una viaggiatrice accanita, oltre che lettrice accanita, quanto stai soffrendo in questo periodo? Tantissimo, sto soffrendo tantissimo, però confido veramente che le cose possano cambiare, che nell'estate si possa ricominciare, non dico a tornare alla normalità, perché per parlare di normalità ci vorrà un po' più di tempo, ma che con le giuste regole, le giuste precauzioni si possa tornare a una semilibertà, no? Diciamo, esatto. Ci siamo quasi, sogniamo il mare. Adesso che non ti sento, ringraziamo di aver condiviso questa sua ultima opera letteraria, Lucilla. Grazie a voi. Renata. Grazie. Ciao Nico. Ciao. Ti chiedo di rimanere qui ancora qualche istante. Io intanto nel frattempo torno in cucina per vedere a che punto siamo con il piatto di questo giorno. Allora tu, Nico, hai deciso cosa fai alla fine? No, manca ancora qualche minuto. Non ho preparato niente, va a finire che mangio mozzarella e pomodoro, grazie, venite. Guarda, io faccio vedere i nostri amici a casa perché manca ancora qualche minuto, quindi lo metto ancora. Ma quindi adesso la tua torta deve diventare un po' sbucciacchina sopra. Esatto, però quasi pronta, però manca ancora qualche minuto, quindi la rimetto in forno e la lasciamo andare ancora 5-6 minuti. Sono passati già 30 minuti da quando l'abbiamo infornata, però naturalmente dipende sempre dal forno, perché quando si danno i tempi di cottura dipende sempre dal forno che uno ha, poi per vedere però ricordiamo che questa sera c'è una programmazione diversa su Cremona 1. Esatto, questa sera gioca la Cremonese, quindi vogliamo ricordare l'appuntamento con Aspettando la Cremo, diretto Grigio Rossa, e con il Triplice Fischio. Per quanto ci riguarda, vi ricordo che noi domani saremo qui con voi con il nostro meglio di, e invece poi lunedì chi torna? Se non succede nient'altro, vero? Ormai tocchiamo ferro. Alla fine cosa mangi allora, che non ricordo oggi? No, non lo so, probabilmente adesso apro il frigo, Piero, tutto il tempo e quindi non ho preparato nulla. Non hai ancora deciso cosa farai quest'oggi da mangiare? Non mangiare quelle vongole però, Nicoletta, mi raccomando. No, faccio mozzarella e pomodoro così non rischiamo niente, va bene? Visto che ho ancora qualche secondo, voglio ricordarvi ancora che se volete mandarci le vostre ricette, che io e Nicoletta poi prepareremo qui durante ore 12, potete farlo mandando una mail a ore12@cremona1.it, oppure potete mandare un messaggino al 338 60 10 112. Altro modo per comunicare con noi, naturalmente, il nostro centralino qui di Cremona 1, 0372 80 56, ma la cosa secondo me più semplice e più pratica è utilizzare i social. Tra l'altro vi ringrazio ancora una volta perché su Facebook aumentate di giorno in giorno, e quindi questo mi rende veramente molto felice. Però potete contattarci attraverso i social, quindi attraverso Facebook e attraverso Instagram, c'è la pagina di Ore 12, mettete mi piace, mettete segui e lì potete vedere tutti i nostri filmati, le notizie che diamo durante la trasmissione, dove ci sono tutti i riferimenti. Ma naturalmente questo è il modo più diretto per comunicare con tutti noi. È proprio tutto. Nicoletta, ci vediamo qui in studio lunedì, mi raccomando. Allora, tra poco c'è il telegiornale, quindi vi do appuntamento in diretta lunedì mattina partendo alle 11 con Aspettando Mezzogiorno, e poi a mezzogiorno con una nuova vincente puntata di Ore 12. Ciao a tutti, linea TG. Balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle, l'alba di sopra il tramonto, io non potrei il mio canto e canto te. Vuoi rivedere questo programma? Scarica l'app o vai su cremona1.it.